Siamo alla Mondadori di Nocera Inferiore con Vincenzo Cassano, che sta per presentare il suo libro Scarabocchi di Fango e di Stelle, di E.P. Editori. Un titolo molto particolare. Quali sono questi scarabocchi di fango e di stelle? Sono appunti presi nel giro di alcuni anni, che sono diventati lo spunto per diciamo una sorta di indagine su tempi molto particolari. Non voglio limitarmi a dire difficili, perché sarebbe riduttivo, diciamo complessi, articolati, dove più di ogni altra cosa io cerco di pormi delle domande. Sono scarabocchi di fango e di stelle, perché il fango e le stelle rappresentano quella dimensione in cui l'uomo spesso si perde, cioè il fango è la terra, è l'humus, e quindi può essere considerata l'immanenza, no? La realtà, quella concreta, mentre le stelle... Io faccio molto ricorso alle parole, alla semantica, cioè desiderio, mancanza di stelle. Le stelle rappresentano invece la trascendenza, il firmamento, l'infinito, e quindi questo essere umano che in una fase così articolata cerca di porsi domande, le giuste domande, tra ciò che è e ciò che vorrebbe essere. C'è un sottotitolo, vedo sul libro che lei ha tra le mani, che è la vita come arte del connettere le cose tra loro e noi agli altri. Un sottotitolo importante. Questa esigenza di cui lei parlava, di porsi delle domande, nascono da un'osservazione critica di quella che è la realtà. Quindi comunque anche questo riferimento al fango e alle stelle, c'è una contrapposizione, quindi c'è qualcosa verso cui noi dobbiamo guardare. La contrapposizione intesa come contraddizione è la parte essenziale del libro, perché in questa fase l'essere umano, per quello che proprio vediamo quotidianamente, perde sempre più spazio e identità. Per cui anche in questa epoca cosiddetta della società digitale, oggi dell'intelligenza artificiale, l'essere umano ha necessità di recuperare un ruolo, ma recuperare un'identità, e questo lo può fare attraverso la contraddizione. Io faccio riferimento per esempio ai filosofi presocratici, tiro in ballo proprio una figura molto importante in tal senso, che è Eraclito da Efeso, no? Il quale appunto sulle dicotomie spiegava in un certo senso la vita e l'esigenza di trovare un equilibrio tra elementi contrapposti. Cioè lui è stato il primo a dire che senza la notte non puoi contemplare o percepire il giorno, no? E quindi le contraddizioni proprio come momento vitale per recuperare un'identità, un ruolo, un'energia in una fase molto delicata in cui l'essere umano perde sempre di più spazio. L'importanza della scrittura, ultima domanda, nella sua vita e anche nella volontà di mettersi in discussione e di mettere in discussione quello che si osserva e stimolare negli altri le stesse e altre riflessioni. Allora, l'importanza della scrittura per me è vitale, perché la considero formativa e terapeutica, ma più di altro la parola, più di ogni altra cosa la parola, l'importanza della parola. Io faccio molto ricorso alla semantica, all'etimologia delle parole. In un passaggio parlo di intelligenza artificiale, emotiva e intelligenza razionale, però più di tutto intelligenza come intus leggere, cioè leggere dentro, leggere a fondo, è uno dei tanti esempi per costruire un mondo che non è quello delle superfici, ma è un mondo che ha necessità oggi di andare di nuovo a fondo, no? Di trovare significati non semplicemente immediati. Come dico sempre, è l'ultima, ma c'è sempre l'ultimissima domanda che l'autore suscita: la consapevolezza, o meglio la conoscenza della semantica, quanto aiuta a
osservare e soprattutto a trarre dei percorsi analitici per poi giungere a delle risposte terapeutiche anche. Allora, il punto è che noi pensiamo attraverso le parole. Io sono anche un docente, seppur precario, perché ho iniziato questa esperienza da qualche anno. Molto spesso, diciamo, io mi interfaccio ai ragazzi e quello che dico loro, una domanda che faccio: ma voi pensate in italiano o in napoletano? No, in quale lingua? Qualcuno mi dice, a volte penso anche in inglese. Cioè, questo per esaltare il concetto che le parole sono alla base del pensiero. Le parole, meno ne conosciamo, più restringiamo i nostri pensieri. Per cui, oltre a conoscerne tante, conoscere a fondo il significato, appunto il valore semantico di una parola, diventa qualcosa di costruttivo, di formativo e di essenziale, oggi come oggi. Grazie Vincenzo Cassano, Scarabocchi di Fango e di Stelle, e buona presentazione. Grazie a lei.